Orgoglio amaranto verso la ricapitalizzazione. Il primo step sarà il 24 aprile. Pertanto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi e nuovi eventi. Ci spiega tutto il vicepresidente di Orgoglio amaranto, Francesco Sebastiano Chiariconi. Tutti i soci all'unanimità hanno deliberato, i soci nostri di Orgoglio amaranto, e quindi questa deadline di cui hai parlato te è quella del 25%, dove dovremo trovarci pronti, ma lo siamo, per sottoscrivere e versare la nostra quota. E poi dobbiamo essere pronti in futuro, grazie alle nostre attività, ai nostri eventi, alla partecipazione dei tifosi, dei tesseramenti, degli associati, per poi versare, quando l'organo amministrativo ce lo chiederà o vorrà, il restante 75%. Quindi i step ancora sono da indivenire. Noi siamo sinceramente pronti sia per quello che abbiamo raccolto e mantenuto con intelligenza, e sia, dobbiamo sperare che ci sia voglia di partecipare a Orgoglio amaranto, no? Perché altrimenti il comitato no profit morirebbe se non ci fosse la partecipazione della cittadinanza, di chiunque voglia supportare un comitato no profit che, come sai bene Massimo, ha fatto anche, non è solo lì per il calcio e per la società, ma fa sempre del bene, no? Tu sai che abbiamo versato tante cose di beneficenza, 5-6 mila euro all'ospedale in piena pandemia, donazioni per SLA, leucemia e quant'altro. Questo è anche il nostro obiettivo principale. Non siamo qui appunto per scendere in campo solo per cercare di dare dei soldi a una gestione societaria. Siamo per rimanere vivi, no? E per fare tutto quello che Orgoglio amaranto da oltre 10 anni fa, insomma. C'è molta preoccupazione tra i tifosi, però, non tanto per l'andamento dal punto di vista tecnico, la squadra è quarta, ma insomma per questi conti che, insomma, fanno storcere il naso a molti. È evidente, a parte che anche l'elemento tecnico, perché tu mi insegni che poi i risultati, se sono buoni, mascherano gli altri problemi, no? Quindi hai ragione, nel senso che vanno male le cose sul campo, e poi quindi dici, se devi ottenere questi risultati sul campo per poi avere un'altra situazione che è sotto gli occhi di tutti, perché poi i bilanci sono pubblici, i numeri sono usciti, eccetera eccetera, la preoccupazione dei tifosi è più che legittima, perché noi cosa siamo? Siamo noi i primi a essere preoccupati, ed è per questo che abbiamo in più momenti gridato a una problematica. Siamo, a nostro avviso, rimasti inascoltati per tanti mesi, e abbiamo veramente fatto tanto, fino ad arrivare alla storia recente, dove questa maggiore collaborazione e coesione sull'apparenza, che è anche sul concreto, ci mancherebbe altro, però farà vedere i frutti più avanti. Ormai, Massimo, quello che è stato fatto fino ad oggi come gestione economica e tecnica, errata come la stessa ammissione del Presidente, indietro non si torna. Noi abbiamo provato a evitarlo, ma limitatamente ai poteri che abbiamo, come ben sai, no? Quindi non è che siamo nel CDA o quant'altro. Perciò la preoccupazione è anche la nostra, ma dobbiamo avere fiducia in quelle che sono state delle promesse, e anche poi comunque sia dei fatti concreti, perché, come ha detto anche prima Daniele, non è che la società non ha onorato i propri impegni mensili e quotidiani, creando situazioni che noi, per quello che ci compete, abbiamo denunciato una gestione tecnica e economica che deve prendere un'altra piega per ottenere migliori risultati, obiettivamente sia in un senso che in un altro.